Il Coriolus versicolor suscitò l'attenzione delle industrie farmaceutiche nel 1965, allorché un ingegnere chimico giapponese osservò e il suo vicino di casa lo usava per curarsi. L'uomo si trovava in fase terminale e in ospedale si erano ormai arresi. Dopo alcuni mesi di assunzione del fungo, l'uomo guarì e poté tornare a lavorare. Così riporta la dottoressa Cazzavillan nel libro intitolato I funghi medicinali, la più autorevole pubblicazione italiana in materia di micoterapia. Dal 1965 il Coriolus versicolor è uno dei funghi più studiati al mondo e sono state dimostrate molte sue qualità terapeutiche già note da secoli alla medicina popolare orientale. In Oriente, sin dagli anni Ottanta, è stato approvato ufficialmente l'uso del fungo per combattere varie forme di cancro. Il suo estratto, infatti, è uno dei farmaci antineoplastici più venduti in Giappone. In Occidente, tuttavia, fatica ancora a imporsi il suo uso perché la micoterapia non risulta ancora una scienza medica ufficiale, nonostante le numerose evidenze a supporto dei poteri terapeutici di molti funghi. I poteri medicinali e antitumorali del Coriolus versicolor sono ampiamente riportati nel libro citato e sono numerosissimi gli articoli scientifici consultabili in rete ai quali si può eventualmente fare riferimento per una comprensione più dettagliata delle caratteristiche terapeutiche del fungo in oggetto. La coda di tacchino, nome volgare del Coriolus versicolor, è un fungo molto comune ed è facile osservarlo sui ceppi di legno di parchi, boschi e giardini. Deve il suo nome al fatto che, quando è molto folto, assomiglia a una coda di tacchino vista da dietro. L'attributo versicolor del nome scientifico si riferisce invece alla mutevolezza cromatica del fungo, che rimane tuttavia facilmente distinguibile. Molto diffuso e presente in ogni momento dell'anno, il Coriolus versicolor è un fungo molto bello e utile da conoscere. Solo chi è medico o operatore sanitario può diagnosticare le patologie e eventualmente suggerire le cure. Il presente contributo ha solo fine divulgativo ed espone quanto già pubblicato dalle più autorevoli fonti in materia di micoterapia. Chi non conosce i funghi deve sempre rivolgersi a un consulente micologico prima di usarli o consumarli. Buona natura e buon regno dei funghi a tutti. Arrivederci.